Ciao a tutti. In questo brevissimo video voglio farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto su MacroLibrarsi. Allora, si tratta di lo ricompro e lo provo, nel senso che della serie lo ricompro ho acquistato nuovamente questa, ovvero la crema ricca all'olivello spinoso della Biofficina Toscana, perché mi è piaciuta veramente tantissimo. L'ho quasi terminata perché d'estate facendo la doccia continuamente e applicando continuamente la crema, insomma, si fa presto a finirla perché poi alla fine sono 150 ml. E questa qui l'ho ripresa perché tra l'altro ho approfittato di una promozione che c'era del 15% di sconto e su tutte le linee cosmetiche su MacroLibrarsi, quindi l'ho ricomprata senza aspettare proprio di averla terminata. E questa qui io la straconsiglio a chi ama le consistenze cremose, burrose e chi ha la pelle secca. Allora, ragazzi, io ho la pelle molto secca, poi con l'aria condizionata tende a squamarsi ancora di più, però devo dire che usando questa crema, anche se non la applico effettivamente dopo ogni doccia, la pelle continua a rimanere più idratata, quindi evidentemente è un ottimo prodotto che straconsiglio. Poi invece ho voluto provare anche delle cose nuove. Io sto usando adesso il contorno occhi sempre di Biofficina Toscana e mi sembra buono, però ho detto vabbè, proviamo un'alternativa. Ho visto questo di Potentilla, siero contorno occhi, galium e lentisco. Mi ha incuriosito. Rassodante, antiborse, antiocchiaie. Ora però siero, mi è venuto. Non è che mi sono sbagliata e ho preso il siero invece della crema. Scherzaci, perché ragazzi, io non sono solita a fare queste cavolate. Guardate che bellina, guardate com'è. Bellina, eh? Bellina, bellina, bellina. Lo smalto, questo è quello che vi ho mostrato nel video degli smalti Zoya. E fra l'altro, ecco, non c'entra niente, però ve lo voglio dire, siccome anche questo è uno smalto vegano con un inci ottimo, ecco, volevo dirvi che questo è lo smalto dopo 3 giorni. Praticamente si sta solo consumando un pochino qui sulle punte e quindi sono molto contenta anche di quello come acquisto perché effettivamente sta durando. Dando la base aggrappante non si schezza e praticamente si consuma soltanto sulle punte, cosa che è normalissima visto che io faccio tranquillamente tutto in casa senza guanti, per cui mi sembra buona come cosa. Quindi questo contorno occhi però lo aprirò soltanto quando avrò terminato l'altro, perché lo sapete, hanno un PAO, una volta che è aperto questo dura 6 mesi, per cui oddio, a me 6 mesi non mi durano, però sinceramente aspetterò. Ecco, bellina la scatolina, guardate com'è, ha un packaging veramente adorabile. E Potentilla la fanno ad Andria, quindi è fatta in Puglia. Sto cercando di acquistare quando posso prodotti italiani, non sempre ci riesco, ma insomma. Poi, altra cosa che ho voluto provare diversa, ho voluto prendere un nuovo balsamo. Sto usando il balsamo di Phytophilos che mi piace veramente tantissimo. Non è economicissimo e io con i capelli ricci e secchi ne devo usare veramente tanto. E quindi ho detto, proviamo un'alternativa leggermente più economica. Ho voluto provare questo Antillis Eco con estratto biologico di semi di lino. Anche questo era consigliato per i capelli comunque secchi, e per cui ho detto, vabbè, proviamolo. Anche questo aspetterò ad aprirlo. Allora, Made in Italy, anche questo da Pierpaoli. Viene fatto a Senigallia invece questo, in provincia di Ancona. Non lo aprirò, sempre per un discorso di PAO, a parte questo dura 12 mesi, quindi lo posso anche aprire così vi dico subito che profumo ha, perché tanto a me il balsamo per capelli dura quasi niente, perché ne uso a chili. Sentiamo un pochino il profumo. Buono. Profumino delicato, però buono.
Quello di Phytophilos mi piace di più come odore, però anche questo è buono, è delicato, ci piace. Ora vediamo come rende sul capello. Poi, altro acquisto, questa è una cosa mai provata, non so cosa sia. Ho detto lo voglio provare, ho preso un, oddio, 5 ml, non mi ero accorta che era così poco. Centro Studi Aromi, olio essenziale naturale puro, palmarosa. Dura 12 mesi, sì, col cavolo, tanto io gli oli essenziali in tre balletti li finisco. Dunque, questo palmaroga è fatto da Sago Milano. In caso non applicare direttamente sulla pelle, assumere il prodotto sempre diluito. Ok, tanto io l'ho preso per il diffusore, quello con la candelina di oli essenziali, visto che ho cominciato nuovamente ad usarlo. E quindi, siccome adesso ho quasi finito il Ravin Sara che mi è stato regalato da una di voi, da una iscritta al canale Arasulè, e poi ho finito la lavanda, ho finito il mandarino, insomma, quindi ho detto voglio provare un olio essenziale diverso. Certo, questo qui, mamma mia, non mi dura niente, perché 5 ml sono proprio pochini. Sentiamo un po' com'è, qui c'è il suo, vedete, cioè sia il contagocce, che il tappino dosatore, ma visto che c'è il contagocce mi piace di più. Ah, e qua c'è un libriccino dentro, vediamo un po'. Allora, oli essenziali vegetali 100% puri, aromatologia applicata, estremamente importante. Allora, ambiti, cioè c'è scritto un papiro infinito, ragazzi, quindi ambiti di impiego, rituale, medico, cosmetico. Dunque, qui parla in generale però degli oli essenziali, di come vengono usati, via interna, percutanea, inalazione. E poi, vabbè, non mi viene detto niente in particolare sulla palmarosa, però, vabbè, sentiamo com'è e addio. Quando l'ho comprata sicuramente avevo letto la sua funzione, ma non me la ricordo più, figuriamoci tanto. Ma sicuramente avrà una funzione rilassante, perché altrimenti non credo che l'avrei presa. Allora, proviamo ad aprire con attenzione senza rovesciarsi tutto addosso. Se ci riesco, non ci riesco, sì, ci riesco, non ci riesco. No, vabbè, che figure. Mamma, che buona! Ha un vago sentore di rosa, però è anche un pochino pungente. Mamma, però è buonissimo. Buono, buono, buono. Sa un po' di rosa e di citronella insieme. Vediamo se qua c'è scritto qualcosa. No. Allora, Cimbo Pagon Martini, pianta intera bio, Nepal. Viene dal Nepal, ci picchia. Ecco perché costa così caro comunque. Perché costa abbastanza, Non costa pochissimo, considerando che sono solo 5 ml. Bene, abbiamo questo, palmarosa, poi magari mi rileggo bene. Poi mi sono arrivati due campioncini. Uno che è sbagliato, nel senso che ne avevo scelto un altro, invece mi hanno mandato il balsamo barba e capelli ammorbidente all'alloro, cioè da uomo. E mio marito il balsamo praticamente non lo usa mai, però glielo farò provare, sperando che non abbia un profumo forte che gli dà noia. E poi ho preso di Amaflora la crema viso anti-age rastodante, perché sapete a me piace anche cambiare un po', quindi adesso sto usando, vabbè, il mio siero creato mescolando insieme i vari prodottini della saponaria, i vari principi attivi, e come crema sto usando una crema che avevo trovato nella Beauty Box, fra l'altro una crema carissima che ha un valore tipo di 100 euro, una roba pazzesca. Non mi sto ricordando il nome ovviamente, ma ve l'ho fatta vedere, perché ve l'ho fatta vedere nei video proprio di Beauty Box che sono sull'altro canale, su Arasulè SMR. E, però ecco, quando avrò finito quella voglio provarne una nuova, sicuramente non vado a ricomprare una crema da 100 euro, anche se mi sembra buona, però, e quindi voglio provare anche questa.
questa Amaflora, di dove viene, vediamo un po' dove la fanno. Questa è di Forlì, ok. Bene, poi che ci hanno messo qua? Ah, qui mi hanno allegato la raccolta punti, perché in effetti poi ci sono i punti sia qui che anche sul giardino dei libri. Questi prodotti non li trovate tutti sul giardino dei libri, qualcosa forse sì. Quindi poi dopo lo sapete, io vi metto i vari link sotto nel primo commento. E in più, di solito quando vi arriva il pacco c'è quasi sempre un buono sconto da utilizzare. Che schifo non fa, 5 euro di buono sconto. Quindi poi sia qui che sul giardino dei libri potete accumulare punti e avere poi degli sconti per acquistare altri prodotti, potete accumulare punti facendo le recensioni. Insomma, sono sia MacroLibrarsi che il giardino dei libri sono due siti che io amo, lo sapete. E ci compro spessissimo, compro qui, compro su Avon, su Amazon, insomma, lo sapete. Io cerco sempre di smistare un po' le cose a seconda di quello che voglio. Bene ragazzi, io spero che anche questo video così piccolino, così corto vi abbia interessato. Spero che i miei consigli così semplici, non da beauty guru e molto spassionati, vi siano utili. E vi do un bacino e vi do appuntamento al prossimo video.